Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi, come state notando qui davanti a voi, siamo di nuovo nel sito web. Come avete letto dal titolo, ragazzi, finalmente si possono scaricare le app che creo. Voi sapete che sono un novellino, nel senso che da poco ho cominciato ad cimentarmi nel mondo delle app e attenzione! Adesso c'è la possibilità per scaricarle. Ragazzi, piccola premessa: vedete il sito in questo modo, con questo Powered by Free Web Hosting, ossia il sito che utilizzo per hostare appunto il mio sito web, e sto pensando di andare su un dominio.it, quindi si parla di cose serie. Se volete aiutarmi, sotto trovate un link di donazioni, raga, basta anche in euro, piccolo, perché ho trovato un sito abbastanza economico per hostare.it, quindi basta un euro piccolo piccolo, anche a testa, anche a chi vuole, e ci arriviamo, in modo ragazzi che il progetto prenda piede più velocemente. Detto questo ragazzi, sto lavorando un po' per questa questione dei titoli e tutto eccetera eccetera, ma voglio concentrarmi sulla questione delle app. Tanto è vero ragazzi che prima delle app vi mostro un'altra cosa. Il sito, avevo detto, prendeva piede in estate. Infatti, eccolo qui, con le prime notizie ragazzi a non finire, ci sono ben 4 notizie nuove. 5 anzi. Assassin's Creed Odyssey, Just Dance 2019, Beyond Good Evil 2, Tom Clancy The Division 2 e Skull and Bones, come l'ho detto, bella, è un gioco nuovo che uscirà, ma se volete sapere di più, ragazzi, basta entrare sul sito. Ho creato inoltre, ragazzi, una schermata in cui appena entrerete trovate appunto la registrazione stando con la vostra mail. Questa cosa serve per rimanere appunto aggiornati su ogni news del server. Del sito, perdonatemi. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere una notizia qualsiasi, quella più carina. Andiamo a vedere quella di Assassin's Creed, perché, ragazzi, graficamente è uscita davvero molto carina con lo spartano qui dietro. E niente, raga, questa è la notizia, però non ve la faccio leggere, così la leggete voi per chi è più curioso. Detto questo, ragazzi, andiamo nella nuova sezione creata chiamata App Create, progetti e proposte di creazioni app. Qui, ragazzi, trovate la lista app e progetti. Ovviamente nulla è cliccabile perché non porterà da nessuna parte, con l'unica differenza che ci sono due link qui sotto. Il primo è il video illustrativo, quindi cliccando vi porterà al mio video, ma già lo conoscete, quindi torniamo indietro. E il secondo vi porterà alla pagina del download. Eccolo qui, vabbè ragazzi, con AdFly, tutte le cose che si devono fare. E c'è il download dell'app, che specialmente è per Android. Detto questo ragazzi, per chi voleva avere maggiori informazioni per i download e queste cose, ecco qui. D'ora in poi, quando farò video sulle app, porterò tutti i download sul sito web. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, perdonatemi se non ho caricato video ultimamente, ma sto riprendendo in mano il sito. Commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!